Le 72 ore più lunghe di Giuseppe Conte, perché mercoledì, quando si presenterà per le comunicazioni, sperando in un via libera del Parlamento, non sarà in ballo solo il futuro del Fondo Salva Stati, ma la sorte del suo esecutivo. Sono i numeri a preoccupare, non tanto alla Camera, quanto al Senato, pallottoliere alla mano, sarà dura raggiungere quota 161, la maggioranza assoluta, tuttavia non necessaria. Ma per usare le parole di Di Maio, quello sul MES sarà un voto di fiducia. Chi voterà contro Conte, non portatelo al patibolo, il richiamo alle truppe. Con i 5 Stelle che perdono pezzi, dopo la tormentata assemblea notturna, quanti dei 15 frondisti anti-UE corroborati da Grillo, la MES è finita, ha tuonato il comico, alla fine poi confermeranno i loro no? L'operazione in queste ore è recuperarne almeno la metà, quei 7-8 senatori che impedirebbero all'esecutivo di andare sotto. La storia insegna, con lo spettro turigliatto, che il Senato può essere un far west. Sul MES la maggioranza oscillerebbe tra 154 e 158, molte le incognite, dal gruppo misto che non ha regole alle presenze o meno dei senatori a vita, ai tormenti di Forza Italia dopo la decisione di Berlusconi di seguire sul no alla riforma del salva stati gli alleati Salvini e Meloni, scontentando quell'anima responsabile in realtà più nutrita alla Camera che al Senato. Si scherza col fuoco, avverte chi la s'allunga sulle insidie del palazzo. Alla fine, profetizza Casini, nessuno ha interesse a far cadere il governo e si parla già di astensioni incrociate e assenze mirate. Una partita che si gioca sull'asse Roma-Bruxelles, con le cancellerie preoccupate perché un no del Parlamento al nuovo trattato ci isolerebbe su scala europea. Ancora più incomprensibile il no al MES di chi, come il Cavaliere, siede convintamente nella famiglia del PPE, da cui lo sguardo corrucciato della Merkel. Questione europea che investe anche i 5 Stelle, che sull'altare del MES hanno già sacrificato 4 europarlamentari e che dopo la prova di maturità per l'elezione di Ursula von der Leyen continuano ad ondeggiare in cerca di famiglia. Un approdo al Partito Socialista Europeo, l'incontro nei giorni scorsi di Maio D'Alema la prova, secondo i maliziosi. Resta la consapevolezza che se il governo dovesse cadere con una maggioranza a favore della linea anti-UE, non rimarrebbero altre strade, ha fatto filtrare Mattarella, che dimissioni e voto anticipato. Ritorno alle urne, però, con i nuovi collegi già ridisegnati, 600 seggi, 345 poltrone in meno, con buona pace di chi ha voluto il taglio dei parlamentari, ma ora guarda al suo posto con apprensione.